questo diciamo è un po' il culmine di un'esperienza pluriennale che abbiamo fatto con Canapa Live, che nasce nel 2005 e cerca a 360 gradi di ripristinare le coltivazioni di canapa nella nostra regione. Qui siamo in uno dei tanti campi coltivati, abbiamo utilizzato quattro diverse cultivar, sono una serie di prove che a livello sperimentale con le quali stiamo cercando di verificare tutte le problematiche da un punto di vista agronomico, e in modo particolare per quanto riguarda il come reagiscono queste diverse cultivar nell'areale dei Monti della Tolfa. Ora bisogna riuscire però, e questa è la parte più complicata, a portarlo in un'attività, una vera e propria attività agricola, quindi raggiungere quei risultati non su parcelle 5x10 di un campo sperimentale, ma su diciamo, una coltivazione estesa. Senza il mio operato politico e l'ausilio di politici che hanno poi voce in capitolo nelle istituzioni preposte a legiferare, non si sarebbe mai arrivati né a quello che vediamo coltivato, tantomeno ad avere sia in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati sia in Commissione Agricoltura della Regione Lazio due proposte di legge che andranno a riempire il vuoto normativo che questa nazione ha. Sono alcuni anni che siamo stati vicini all'associazione Canapa Live, che ha proposto nel territorio, per quanto mi riguarda il comune di Allumiere, un progettino che inizialmente era un progetto sperimentale. Chiaramente quando c'è di mezzo un salto di livello culturale e bisogna impegnarci in qualche modo doppiamente per raggiungere anche un piccolo risultato momentaneo. Credo che il significato che possiamo dare a questa giornata è un significato di un processo e di un percorso che dobbiamo portare avanti. Il valore del territorio, questo è il significato anche di questo convegno, il significato di ritrovarci qui a Sant'Onzino, che è il simbolo della città di Tolfa, del territorio di Tolfa. E questo simbolo insiste su un territorio che ha delle potenzialità ed una funzionalità molto 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 consistente e molto molto importante. Territori, questa cultura può rappresentare un punto di ripartenza. Visto che c'è gente che ci lavora da 20 anni in questo settore per tentare comunque di riportare in auge una cultura in cui, voglio ricordarlo, eravamo veramente i primi, sia in termini quantitativi di produzione, ma sia in termini anche qualitativi, proprio di prodotto realizzato, anche di prodotto tessile. Forse sì, si tratta effettivamente di una conquista. Diventa prioritariamente un discorso culturale e quindi cerchiamo di appunto fare un ragionamento di buon senso per far capire che la canapa non è soltanto quella che si fuma, ma anzi è soprattutto quella da cui potremmo ricavare del tessile di qualità, delle produzioni agroalimentari di qualità che possono caratterizzare i nostri territori anche con delle filiere piccole a misura proprio di territorio. Innanzitutto un modo di governare nuovo, in secondo luogo un modo per tenere insieme un modello di sviluppo che anch'io penso debba essere, possa essere grazie alla canapa sostenibile a filiera corta, lì c'è un mondo di possibilità da esplorare. È un modello di territorio che mette al centro non il valore di scambio ma il valore d'uso delle terre, ad esempio, che è un concetto che nell'anno dell'Expo, nell'anno in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite mette il suolo al centro del suo messaggio mondiale, secondo me troppo poco noi sentiamo evocare anche dall'Italia che ospita l'Expo, no? E invece qui noi possiamo riappropriarci di un valore reale, di quelli che sono messaggi che stanno viaggiando troppo spesso sopra le nostre teste. L'iniziativa è molto interessante per il recupero di questa pianta che può essere veramente importante per l'economia locale. Si è persa un po' la traccia di questa, della coltivazione della canapa, che era molto importante in tutta Italia, in Campania ma anche nel Lazio, e si è persa addirittura il seme, quindi non si sa quale varietà sia più adatta alla coltivazione nelle nostre zone. Non c'è niente di peggio che perdere un'opportunità anche
di valorizzare i prodotti locali soltanto per un pregiudizio. Diciamo che come diceva Boscov, rigore è quando l'arbitro fischia. Noi la dobbiamo portare, dobbiamo seguirla, fare tutti i passaggi in commissione, già abbiamo iniziato, la stiamo seguendo in maniera testarda e dobbiamo farla approvare in consiglio. Dovremmo spiegarla, cercare di far comprendere anche a chi è più agnostico su questo tema o anche testardo ancora sul fatto che diventa quasi una battuta a volte, no? Il fatto della canapa, senza pensare che noi invece crediamo che questo ritorno al passato possa essere un balzo avanti verso il futuro. Mentre promuovevo le attività istituzionali di Assocanapa per la canapicoltura, ho investito tutte le mie energie anche come privato, fondando una cooperativa insieme ad altri concittadini a Cerveteri, da una parte dare valore alla filiera locale del grano e dall'altra ci siamo posti l'obiettivo di ricostituire la filiera della canapa. Ma queste, se noi le volessimo coltivare, sono soltanto per fibra, per motivi particolari, ma soltanto per fibra. Come Università degli Studi della Tuscia è dal 2005 che insieme all'associazione Canapa Live stiamo cercando di riportare la coltivazione della canapa nell'Alto Lazio. Diciamo che le prime esperienze sono state più che incoraggianti. Noi stiamo utilizzando delle sementi che provengono dall'estero, da posti diversi dal nostro, anche perché purtroppo con il proibizionismo abbiamo perso tutto quel grande patrimonio di sementi che si era evoluto, sviluppato, selezionato in centinaia e centinaia di anni. Quando si parla di economia delle aree marginali, uno dei problemi è legato non tanto alla bontà dell'idea, ma anche alla capacità di fare sistema. Cioè, se da qui passano immagini di singoli che iniziano a fare coltivazione, il singolo è questione di tempo ma cambierà idea. Occorre creare un sistema che faccia sì che ci sia un volume di prodotto, perché il mercato vuole il prodotto ma vuole anche continuità della produzione. La canapa, seppur maltrattata e penalizzata, riveste tutta la sua nobiltà secolare, la delicatezza che la fa nobile. La ricchezza che lei dona è la felicità di chi la lavora. La sua eleganza la rende disinvolta agli occhi di chi la disprezza e il suo profumo avvolge gli uomini che le vogliono bene. È alta e di questo è molto fiera. La sua età non ha limite. Lo dimostrano i suoi secoli di vita. Viva la canapa! Nell'articolo di Giorgio Nebbia del 96 su Nuovo Consumo, declino e risurrezione della canapa, e lì ci ha dato lo spunto a me e mio fratello gemello, che avevamo vari attrezzi antichi sulla canapa e abbiamo creato il primo museo. Poi oltretutto sono 18 anni che la piantiamo, sappiamo come toccarla, come farla, è deliziosa, è da su a Aosta e giù in Sicilia, si pianta dappertutto. Viva la canapa! Navigando nel mare della canapa ho incontrato scogli, secche, derive, pantani, ma anche acque incontaminate, spiagge mai sfiorate, atolli dorati e cime alte, profumate, luoghi di incantevole bellezza, dove perdersi nella meditazione, godendo di questo dono mai fino in fondo ricambiato. Ti ho amato e ti amerò sempre, mia donna, mia signora canapa, pronto a salpare in questo mare, sollevando l'ancora legata a questa cima, di te fatta. Aprendo le vele, manco a dirlo, di te fatte. Prendo coraggio e parto, propiziando gli dèi a te cari, mi avventuro in questo viaggio, sostenuto da Madre Terra e appoggiato a te, lettore, ascoltatore, che ricevi il mio messaggio.